per cercare di risolvere la carenza di personale medico nelle strutture sanitarie, un problema ormai cronico in Molise, dovrebbero arrivare in soccorso dei medici italo-venezuelani. Ce lo ha confermato poco fa al telefono il commissario Giustini, che lavorava da tempo per questa soluzione e che ha trovato una spalla in una onlus che fa da ponte tra il Venezuela e l'Italia. Vediamo il servizio e poi la linea può tornare allo studio. Ci sono 16 medici venezuelani con passaporto anche italiano già presenti in Italia e disponibili a venire subito a lavorare in Molise per soccorrere il sistema sanitario regionale che è in agonia, come ci ha detto il commissario ad acta alla sanità Angelo Giustini, che lavora da tempo a questo progetto. Una iniezione di medici di varie specialità per coprire buchi di organico. Manca solo l'ok definitivo da Roma, ha aggiunto Giustini. L'ultima parola spetta al governo e alla protezione civile. Operazione resa possibile dal decreto Cura Italia, che con l'articolo 13 consente l'esercizio della professione sanitaria con qualifiche conseguite all'estero. Determinante il contributo dell'Associazione Venezuela alla piccola Venezia, come ci spiega la presidente italo-venezuelana Marinelli Stremamunno. Come associazione stiamo lavorando da più di 2 anni nel riconoscimento di titoli di studio venezuelani in Italia, che è veramente un'impresa, è molto difficile, per cui abbiamo un database di medici venezuelani che si trovano in territorio italiano, parliamo di circa 150 medici, di cui abbiamo proposto un progetto al commissario dell'emergenza, al commissario Giustini, di un gruppo di 16 medici che sono pronti a collaborare nell'emergenza della regione Molise. Una squadra di professionisti che è solo la punta dell'iceberg di una forte migrazione di ritorno dal Venezuela, dove anche tanti molisani nel secolo scorso erano emigrati per cercare fortuna. Ma nel paese sudamericano la crisi è fortissima. In Venezuela la situazione è sempre più difficile, non se ne parla più perché ormai si parla solo di Covid, ma purtroppo i venezuelani non hanno nemmeno tempo per pensare al Covid. Vivono senza acqua, senza luce, senza benzina, anche senza poter mangiare in modo dignitoso. La gente vive, i pensionati ad esempio, vivono con meno di $1 al mese e purtroppo la popolazione è stremata e schiacciata da un modello economico che ha portato il paese alla povertà assoluta.